quelli che ne fanno parte, e perciò sono anche per il bene del Signore. Chiaro che riguarda me, quando era chiaro che oramai il giudizio era destinato alla sconfitta, no? Se in mezzo è stata una bella volta, ho fatto con il generale con è uscito dal gruppo nobile. Non si poteva più reggere, e vabbè, allora
questa sera, se è, come dire, una spina dolorosa nel fianco di chi, come noi cittadini, riteniamo che il sistema militare ritenga la maggior parte, in particolare la presenza dei cappellani militari, sia così una pagina oscura, negativa, evidentemente, per chi come me è credente la spina è doppia, direi. Perché non so se in qualche modo tutti se ne rendono conto, ecco, la presenza dei cappellani militari non solo e non tanto così come cappellani all'interno di una struttura, ma soprattutto in quanto inseriti in questa struttura a pieno titolo, con gradi militari, quindi con un riconoscimento pieno della loro funzione e quindi da parte loro un riconoscimento pieno della funzione dell'esercito. Ecco, mi pare che il punto però da cui dobbiamo partire, che dobbiamo chiarire subito, è questo. Il nostro giudizio sugli eserciti, sul sistema militare, è positivo o negativo? Che voglio dire, se, e in qualche modo è stata anche citata la posizione, ad esempio, nel passato del Partito Comunista o di una parte anche della sinistra, che non ha mai ritenuto negativo l'esercito e il sistema militare in sé, no? Se l'esercito è popolare, buono, sta dalla parte giusta, di per sé va bene. Ecco, allora il problema è, se noi accettiamo gli eserciti, e poi evidentemente può darsi che ci siano anche persone che hanno bisogno di un conforto spirituale, in qualche modo di essere sostenuti, confortati, e che ci sia qualcuno che gli faccia coraggio e gli dica: sei sulla strada buona, non ti preoccupare, lascia stare la coscienza, non farti venire troppi scrupoli. Ecco, il problema credo sia proprio questo. Se come cittadini, e io aggiungo a maggior ragione come credenti, il nostro giudizio sul sistema militare e sugli eserciti non può che essere un giudizio definitivo, di netta chiusura, estremamente negativo, e quindi aspettiamo il giorno in cui nessun cristiano vi faccia parte a nessun titolo, né come soldato, né come cittadino che paga le spese militari, né come operaio che lavora alle industrie militari. È chiaro che la presenza oggi dei cappellani militari è qualcosa veramente di inconcepibile. Io non credo, sì, indubbiamente è stato ricordato che i cappellani militari storicamente sono sorti nel periodo fascista, ma io credo che in realtà sono figli in qualche modo di un'accettazione da parte della Chiesa Cattolica del sistema militare. Accettazione che è cominciata nel terzo secolo, praticamente con l'editto di Costantino e poi con Agostino, che ha in qualche modo codificato la teoria della guerra giusta, e che però io ritengo in qualche modo sia chiusa, non in maniera definitiva, non in maniera chiara, ma che la pace in terris di Giovanni XXIII abbia in qualche modo chiuso. Chiuso non appunto, io da questo punto di vista sono più d'accordo con Franzinelli che con Balducci, nel senso che se è vero appunto che dalla pace in terris in poi la posizione della Chiesa è definitivamente cambiata e sta, io credo, tornando verso la posizione dei primi tre secoli, resta però una profonda contraddizione all'interno della Chiesa, e lo dico evidentemente con il buon dolore, perché ne faccio parte e ritengo appunto la vicenda del sistema militare, in particolare dei cappellani militari, la più dolorosa delle spine nel fianco di un credente. Ecco, credo che il segno che appunto la posizione della Chiesa purtroppo non è ancora quella evangelica, quella dei primi tre secoli, sta proprio nell'esistenza dei cappellani militari. Ecco, forse il segno che definitivamente sarà cambiato qualcosa nella Chiesa lo avremo proprio quando i cappellani militari saranno spariti come istituzione. Ecco, perché se c'è una funzione, se una funzione deve avere un sacerdote all'interno del sistema militare, non è quello di acquietare le coscienze, di andare a dire: ma sì, non preoccupati, come purtroppo hanno fatto anche l'anno scorso nel caso della guerra nel Golfo, ma semmai quello di andare a dare un giudizio chiaro e netto all'interno di una struttura che evidentemente non può in nessun modo essere conciliabile con il messaggio evangelico. Grazie per l'intervento. Ci sono altre domande, altre riflessioni? L'ultimo intervento mi sembra che era atteso e gradito, perché ci teniamo molto al dibattito anche con
sarebbe l'uomo